benvenuti. Siamo insieme ancora una volta per raccontare di un ennesimo progetto che nasce all'interno di questa struttura del Comando della Polizia Municipale e che, per onestà intellettuale, devo dire subito che però nasce dalla visione di Mariano Gatti, il presidente dell'ATEB, che è qui con noi, che da un po' di tempo vive il comando un po' a 360 gradi, anche perché svolge questo ruolo straordinario del vigile in carrozzina e quindi condivide veramente dei percorsi virtuosi che da anni, insomma, stiamo alimentando all'interno del comando stesso. È un progetto che ha una sua peculiarità, già dal titolo, Io metto le ali. Devo dire che mi ha emozionato molto questa visione di Mariano e ringrazio del responsabile del nucleo di prossimità, il capitano Pauselli, che è un po' l'anima e il cuore operativo di questa progettualità, che sta seguendo ormai da tempo insieme con Mariano e devo dire insieme a un altro partner che oggi non è qui con noi, mi ha chiamato poco fa, che è il dottor Paolo Annibaldi con la sua associazione A Ruota Libera, che è uno dei partner che sono stati proprio un po' gli ideatori di questo progetto. Sarebbe voluto essere qui con noi, ma oggi è in ospedale in sala operatoria e quindi non poteva raggiungerci, porto comunque i suoi saluti. E quindi, dicevo, Metto le ali è veramente l'immagine di una voglia, di un desiderio, di una straordinaria energia che vuole superare gli ostacoli, che vuole abbattere le barriere, che a volte sono le barriere quelle oggettive, quelle della, che troviamo ogni giorno lungo la nostra strada, a volte sono le barriere dell'indifferenza, le barriere di chi non si rende conto che ci sono altre sfere di libertà che vanno tutelate lungo il nostro cammino. Quindi un progetto che ha tante sfaccettature, che vive naturalmente di una sensibilità propria e che, come comando della Polizia Municipale, grazie ovviamente alla sensibilità dell'amministrazione, dell'assessore Bigliocchi, che ha immediatamente raccolto alcune idee progettuali che avevamo già in cantiere e che le ha fatte proprie, e anzi, devo dire la verità, ne ha dato un ulteriore straordinario impulso per renderle poi operative. Quindi Io metto le ali è un progetto ambizioso, un progetto che ci vedrà impegnati sulla strada e non solo, è un progetto, devo dire, proprio di comunicazione sociale, di diffusione di una visione di città che naturalmente è quella a cui tutti noi auspichiamo, di cui a volte forse si parla troppo e poco si fa. Ecco, noi invece abbiamo la grande forza e la vera intenzione, insieme con Mariano, insieme con Claudia, insieme alla nuova arrivata, la nostra nuova vigilessa in carrozzina Sonia, a cui do veramente il grande benvenuto, di fare qualcosa che sia concreto e che dia una risposta concreta alle aspettative non solo di loro che vivono la loro vita in questa condizione, ma che siano le aspettative di una città che aspira ad essere una città europea, che aspira ad essere una città capace anche di attrarre turismo e quindi di essere con una personalità forte, e per avere questa personalità ovviamente l'operato della Polizia Municipale diventa determinante, perché agisce veramente a 360 gradi in tutte le situazioni che sono protagoniste nella nostra città. Quindi lascio la parola all'assessore Paolo Bigliocchi, assessore alla Polizia Municipale, che, ripeto, è stato veramente anche cuore pulsante insieme agli altri due assessorati che sono coinvolti in questo progetto, che sono l'assessorato alle manutenzioni e al decoro urbano con l'assessore Mezzetti e l'assessorato alle politiche sociali ovviamente con l'assessore Mario Antoni. Grazie comandante, e porto innanzitutto i saluti del sindaco e degli assessori che ha ricordato precedentemente lei, assessore Mezzetti e assessore Mario Antoni, che questa mattina non sono potuti essere qui per altri impegni istituzionali. Sono giorni un po' frenetici questi di fine anno, quindi siamo tutti in movimento. Ma io credo, prima di credere, voglio salutare il nuovo vigile Sonia, che comincia con Mariano questa esperienza. Stai attenta a Mariano, che si sente un po' il comandante della truppa, ma insomma, che sono già i gradi, quindi, però insomma credo che sia importante questo, aver completato questo percorso.
Io credo che noi ci dobbiamo battere per fare qualcosa di diverso. Una città vivibile è nei programmi della politica, di tutta la politica, di tutte le città, di tutti i territori da sempre. Sempre molto è stato detto, sempre poco è stato fatto rispetto a quelle che sono le reali esigenze del territorio, e io credo che noi dobbiamo lavorare per costruire una città di uguali, per costruire una città in cui tutti possano sentirsi assolutamente a loro agio ed avere le stesse possibilità di utilizzarla, di viverla, di frequentarla in qualche modo. C'è moltissimo da fare. Questo è un progetto, un bellissimo progetto, che non è un punto d'arrivo, è semplicemente un punto di partenza rispetto a quelle che sono invece problematiche importanti, che richiedono però grandi investimenti e che quindi richiedono particolare attenzione da parte delle amministrazioni, mi riferisco, ma di tutte le amministrazioni, mi riferisco alle situazioni scolastiche, alle situazioni degli uffici pubblici, non solo degli enti istituzionali, ma penso alla ASL, penso a tutta una serie di situazioni in cui oggettivamente la vivibilità di queste strutture e la vivibilità e l'utilizzazione di queste strutture è seriamente compromessa, perché comunque ha delle limitazioni fisiche che compongono, che portano chiaramente a dover utilizzare in modo diverso. Noi su questo dobbiamo fare un grande lavoro. Ripeto, questo è un bellissimo progetto e la cosa più importante di questi progetti, permettetemi di dirlo, al di là della funzione della Polizia Municipale, che tende a svolgere un ruolo che non sia soltanto di controllo e repressione, qui non parliamo più di una Polizia Municipale che fa solo le contravenzioni, ne fa tante per la verità, ma insomma che fa solo le contravenzioni, ma parliamo di una Polizia Municipale che si pone in modo diverso rispetto al territorio, essere comunque partner o propulsore di progetti che in qualche modo possono unire i cittadini alle istituzioni e rendere questo tessuto un pochino più omogeneo. È un lavoro importante, ed è un lavoro importante soprattutto se noi con questi progetti riusciamo a smuovere le sensibilità spesso un pochino atrofizzate, un pochino sclerotizzate, sia del mondo della politica e delle istituzioni, ma direi della società civile, perché in realtà non è soltanto quello che manca, ma è anche il modo con cui i cittadini cosiddetti normali, ma quando dico cosiddetti normali lo dico perché credo che sia un problema serio quello di non capire in realtà come la città va vissuta e come la città va messa a disposizione di tutti, tendono a sottovalutare gli altri aspetti, tendono a dare per scontato un mondo che per altri è difficile. Allora da questo punto di vista io credo che sia molto importante l'operazione che si sta portando avanti, queste progettualità che stanno andando avanti. Io credo che si stia dando un segnale forte. Io credo che Sonia e Mariano siano in questo momento i veri ambasciatori di un diverso modo di approcciarsi a queste problematiche dell'amministrazione nella città. Voi più di noi potete far capire ai nostri cittadini quali sono le esigenze, quali sono le problematiche, quali sono, cosa vi aspettate in realtà di assolutamente normale e scontato, ma che non trovate giornalmente, e anche negli atteggiamenti, nei comportamenti e nell'utilizzo che le persone fanno degli spazi. È molto importante questo. Siete sicuramente più credibili di noi, la politica pecca di quella, qualche difficoltà di credibilità nell'ultimo periodo, insomma credo ben motivate, così le istituzioni in genere. Voi potete rompere un attimino questo muro, potete creare un congiungimento tra gli spazi, tra le istituzioni e i cittadini, e da questo punto di vista noi ci contiamo molto e pensiamo che siate fatto l'ultimo lavoro. Il progetto è bello, ambizioso, necessiterà di investimenti uomini, Mariano, ma non solo, di uomini di volontà, per poterlo realizzare nel modo giusto. È un impegno che l'amministrazione ha preso, è un impegno che l'amministrazione
vuol portare avanti, lo dobbiamo a tutti voi, ma lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo a noi stessi. Credo che si possa fare un buon lavoro. Grazie. Bene, sostanzialmente noi adesso, assessore, diventeremo operativi, quindi distribuiremo queste brochure che avete visto all'interno, portano disegnati dei percorsi e sono i primi percorsi che gli operatori del nucleo di prossimità, ringrazio gli agenti stagionali che sono qui in sala e che hanno seguito i nostri vigili in carrozzina, hanno individuato per rendere proprio fruibili alcune zone della città, magari quelle che inizialmente si è immaginato di individuare quali prioritarie rispetto alle esigenze appunto di mobilità delle persone che vivono la loro esistenza in carrozzina. Quindi abbiamo individuato i primi percorsi, su questi percorsi, assessore, chiaramente faremo una progettualità per l'abbattimento definitivo delle barriere architettoniche laddove ce ne siano, e mi dice Mariano che ce ne sono, e vedremo di farlo con le risorse ovviamente che abbiamo a disposizione come amministrazione comunale, quindi cercando di esternalizzare al minimo quelli che sono gli interventi sul territorio, e da qui poi creare ulteriori collegamenti all'interno della città in modo che questo raggio di azione mano a mano diventi sempre più grande e possa arrivare a coprire l'intero territorio della nostra città, chiaramente partendo dal centro storico, partendo dai quartieri dove i nostri amici vivono. Faccio un esempio, io ho avuto contatti con l'associazione dei non vedenti, ho incontrato dei ragazzi non vedenti, con loro abbiamo percorso delle strade della città, loro ci hanno insegnato come vivono la città e come hanno delle difficoltà a attraversarla, magari per raggiungere il posto di lavoro piuttosto che per prendere il mezzo pubblico che li porta al loro posto di lavoro. E insieme abbiamo realizzato dei percorsi con degli attraversamenti pedonali rialzati che gli consentono un più facile attraversamento in sicurezza della strada, piuttosto che insonorizzando i semafori, quindi con questa cadenza sonora che gli consente di avere ben chiaro qual è l'andamento che devono tenere per attraversare l'incrocio. Ecco, questi sono esempi concreti con i quali noi crediamo fermamente che bisogna continuare a lavorare per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che anticipava poco fa l'assessore. Credo mi piacerebbe vedere una cartellonistica su questi sulla base degli schemi dei percorsi che sono stati studiati. Mi piacerebbe fosse studiata una cartellonistica da mettere nei punti di partenza, diciamo, di questi percorsi che voi avete individuato, lavorando subito su questo problema del percorso per non vedenti, che credo sia una cosa, sia il primo approccio per completare, diciamo, un attimino lo schema, e immaginare una cartellonistica da poter inserire nei punti di partenza, perché anche per nella città sia visibile, per chi viene da fuori, per chi comunque la vive, che esiste questo tipo di possibilità. Quindi su questo magari ci possiamo lavorare, no? Io prendo spunto da quello che dice l'assessore, lo facciamo nostro, Mariano, così mettiamo in piedi una progettualità di questo tipo. Una chiosa, poi non so se è una battuta finale per l'assessore, sul io metto le ali. Ecco, io metto le ali a una duplice valenza. Io metto le ali perché sono quelle ali necessarie ogni giorno, purtroppo, per superare gli ostacoli che la città oggi ancora presenta. Io metto le ali è nata quando Mariano, mentre facevamo un percorso, si è ritrovato ad attraversare la strada e si è trovato con il suo mezzo praticamente contro un contenitore della nettezza urbana, e quindi ha detto prima la macchina e poi il contenitore della nettezza urbana, quindi dice qui ci vorrebbero le ali, e lì è nato io metto le ali, quindi un modo per immaginare di poter superare gli ostacoli che la città oggi ancora frappone al libero esercizio, voglio dire, della mobilità di ognuno. Ma io metto le ali anche perché immaginiamo che se vogliamo cambiarla questa città bisogna iniziare a volare un po' più in alto, e quindi con una visione che sia assolutamente diversa dalla visione grigia che ogni tanto magari ci attanaglia e ci oscura l'immagine di qualcosa che invece potrebbe essere. Le ali soprattutto la testa, che è la cosa fondamentale, non si fa niente senza la testa, quindi io su questo concordo in pieno. Non è facile, ma credo che mai come in questo momento, e credo che questo sia anche l'aspetto migliore di queste progettualità.
c'è bisogno di un rapporto stretto tra le amministrazioni e le associazioni che vivono costantemente il territorio. È vero un dato, vivendo l'amministrazione si rischia a volte di rimanere chiusi nella ricerca problematica di trovare soluzioni ai problemi contingenti, ai problemi, all'emergenza, cioè si rischia di vivere sempre in emergenza. Abbiamo bisogno di un rapporto con il mondo associativo, che sia un rapporto che stiamo cercando di costruire in tutti i settori, che sia un rapporto assolutamente dinamico, costante, e pronti a recepirne le idee, pronti a chiederne la collaborazione, pronti a darne dove possiamo. Grazie.